Poi io ascolto Radio Italia, no? Sì. E quindi da parecchio tempo. Però devo dire, questo periodo, gli ultimi, diciamo, 10 anni, si è maturato. Sì, sì, tantissimo. E però dico che secondo me, se non esistesse Francesca, la sua musica non ci sarebbe. Ecco, sai cosa io ho detto a Francesca io a New York? Meno male che ci sei tu. Tu sei la sua musa ispiratrice. Lui è un poeta. Lui è un ma tu sai che lui ha pianto per lei mentre cantava la canzone a New York? Mentre cantava a te che sei dovuto fermare, ha fatto così. Sì, difatti sulla Oh Yeah. Thank you to my wife to push me to play New York. Ma anche quando canta a te. Ha detto ricominciamo da top, sì, perché sì, sei emozionato. Sì, sì. E quello solo quello mi fa venire i brividi a me, perché cioè, io non li conosco, però deve essere una donna incredibile. Io gliel'ho detto. C'è un vicino a forma di cuore. Che mi piace. Sai che cosa gli ho detto a Francesca? A parte che meno male che ci sei tu, tu devi essere speciale, perché per Lorenzo amarti così vuol dire che tu sei una ragazza speciale. Sì. E poi gli ho detto, guarda, che io scherzo quando dico che amo tuo marito, che lo ha. Sì, io sì. Ho detto, perché io non voglio mancarti di rispetto, lo dico perché lui mi piace. Sì, sì. E io ho detto, Francesco, un'altra cosa ti devo dire, io mi sto innamorando di te. Perché tuo marito talmente canta queste belle canzoni di te, per sì. te, che io quasi quasi ti amo pure. Sì, sì, è vero. Hai capito? Vero. Io ti giuro la... Io non la conosco, io la, do. La ringrazio ogni volta che ascolto la sua musica. Perché... Io lo devi dire questo, se la vediamo a Boston glielo devi dire. Ma non la conosco. Te la faccio vedere io, tu ci vai e glielo dici. È così incredibile. Se ci vai tu, ma io ci vado da sola. No, andiamo insieme. Ma io penso che sei una donna stupenda. Mio marito pure mi scrive poesie. Se mio marito non mi scrive niente. La cosa che mi prende a me è che le parole sono semplici. Però. Però, nonostante sono semplici, noi non saremmo stati capaci, guarda, a scriverle. Sì, perché mi suscita quelle emozioni. Mio marito che non lo so. Io non lo so nemmeno dire, a dire la verità. Perché ci vorrebbe uno come Lorenzo, lui è bravo a esprimere. Sì, sì. Lui è bravo a raccontare le cose, esprimere. Per questo dico, il poeta è colui che riesce a formulare con le parole un tuo pensiero, una tua emozione. Sì. E lui è così, è inutile che lui dice no, io non sono un poeta, lui è un poeta. Se tu prendi un suo testo e lo leggi in un teatro, sì, con la voce ad asta, quella sì che è una poesia. Nessuno saprebbe che quella invece è una canzone. Oh, è bello. I testi sono bellissimi, ecco perché quando li voglio mettere come musica, proprio sopra alla lettiera, no? Sì, sì. Sopra. Mi sto rifacendo un letto nuovo, dopo 22 anni, vabbè, stiamo insieme pure da prima, ma ho ordinato un nuovo letto. Che tuo marito che ti cercava? Tuo marito che ti cercava? Quella è Carmina. Quella arancione o quella? Questa qui. Ah, ok. Scusa. No, niente. Giusto? Mm-hmm. E beh, qua quando c'è sole deve essere bellissimo. Sì, sì. Questa casa qui è stile vittoriano. Mm-hmm. No, non esiste stile vittoriano in Italia.